Ciao a tutti, oggi voglio mostrarvi come realizzo una spallinata di 2 grammi aperta su 50 cm di lenza. Quindi sarà una spallinata molto concentrata che sicuramente viene comodo utilizzare in momenti in cui magari non abbiamo tantissimo vento, ma comunque abbiamo una corrente sostenuta in acqua. Quindi cerchiamo di mettere il minor volume possibile in acqua, per cercare di rallentare la corsa del nostro galleggiante. Comincio inserendo il nonodo e legandolo alla lenza. Bagniamo sempre il nodo, prima di serrarlo. E tagliamo la nostra eccedenza. Andiamo a prendere il primo pallino, 0,38 grammi, lo andiamo a posizionare vicino al nostro nodo. Prendiamo un piombo da 0,50 e lo andiamo a posizionare a 25 cm di distanza. E infine un piombo da 0,70, posizionato sempre a 25 cm dal precedente.
Questa è una lenza che può essere utilizzata anche quando si vuole magari pescare con il terminale poggiato a terra e quindi si vuole cercare di far mantenere la nostra esca più ferma possibile, magari se siamo alla ricerca di qualche bel sarago o di qualche orata. Lasciamo i nostri 20-25 cm per costruire il nasolo. Io utilizzo il nodo doppio, ma si potrebbe anche effettuare un nodo 8. Prendiamo il nostro nodo, serriamo. Andiamo a tagliare l'eccedenza. Dopodiché andiamo a costruire il nostro secondo asolo. Prendiamo il nodo e lo andiamo a serrare. Una volta serrato, togliamo l'eccedenza. La nostra spallinata è pronta, spero che questo video vi sia stato utile. E ci vediamo alla prossima. Ciao! Thank you.